Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'è da fa che sta crianza. E i napoletani partecipano come sempre, numerosi, alla giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, che quest'anno ha registrato sia l'aspetto ufficiale e celebrativo, sia, come vedremo, uno più particolare per uno dei suoi figli più amati. Il ricordo e l'omaggio delle istituzioni è stato portato sulle lapidi dei due ex presidenti della Repubblica, Giovanni Leone ed Enrico De Nicola, così come anche su simboli di una gioventù perduta come gli 11 fiori del Melarancio e delle vittime innocenti della criminalità, con Annalisa Durante, seguiti dalla messa tenuta dal Cardinale Sepe nella Chiesa Madre, il principale luogo di culto del cimitero di Poggioreale. È un giorno davvero importante, toccante, al quale la comunità partenopea ha partecipato in una maniera assolutamente civile. Composta, questi giorni della ricorrenza dei defunti si sono svolti in maniera ordinata, regolare, il flusso è stato assolutamente regolare ed equilibrato. Successivamente una grande folla si è riunita davanti alla cappella dove riposa Totò, davanti alla quale è stata scoperta una lapide di marmo su cui è stato scolpito in basso rilievo il testo della Livella, la sua indimenticabile poesia dedicata ai defunti e al loro rapporto con i vivi. Penso che sia una cosa meravigliosa, devo dire, questa poesia lui l'ha scritta pensandoci bene, veramente, e quindi averla messa in una lapide qua davanti è veramente una cosa eccezionale. A morto sai che te è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasendo sto cancello ha fatto punto che ha perso tutta la vita e puro rom. Di fatto non ti fatti questo punto. Perciò stammi a sentire. Non fuori Steve, supportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciati fanno solo i vivi, noi siamo serie, appartenimmo a morte.